Esalta la bellezza con un tocco di magia e lasciati conquistare dalla nuova Powerful Love collezione dedicata a San Valentino. Nuova collezione di Kiko Milano dedicata a questa festa, la festa degli innamorati. Ispirata alla preziosità delle gemme, questa collezione ha il potere di amplificare l'amore e celebrarlo nella sua espressione più autentica e quindi serve per farci sentire speciali e irresistibili. Abbiamo qui in questa collezione una beauty completissima con prodotti, make-up, skincare, accessori e una delicata e inebriante fragranza di cui innamorarsi anche questa volta. E abbiamo il tutto racchiuso in un elegante packaging che adesso andremo a vedere. Tutti i prodotti sono dermatologicamente testati e soprattutto oftalmologicamente, quindi anche per persone che hanno gli occhi delicati e allergici, anche le matite, quindi i prodotti dedicati agli occhi, non vanno a dare allergie. Abbiamo una sofisticata selezione di tonalità diverse, ma comunque tutte ispirate da questi toni rosa. Le scatoline, i pack primari, come potete vedere, vanno da questi colori rosa delicati e colore del marmo, ecco proprio le venature marmoree, fino a questa della palette che è un pochettino più violacea, quindi molto particolari. Andiamo a vedere questi prodotti che fanno battere il cuore, lo stand ispirato appunto a queste gemme, come potete vedere, ricorda un po' la collezione Holiday Gems, una vecchia collezione natalizia, dove appunto il packaging ricordava molto le gemme. Quella era verde, questa è rosa ed è delicatissima, comunque sono fatti in questo modo. Mentre nei packaging rosa sono esattamente uguali, hanno solamente la scatolina che li differenzia. Andiamo a vedere i pezzi che ho scelto io. Comunque sono fatti con questo rosa marmorizzato. In questo San Valentino, Kiko sostiene la Fondazione Umberto Veronesi per quanto riguarda il tumore all'utero delle donne, quindi devolve ogni prodotto che voi acquistate, devolve 0,50 centesimi proprio per la ricerca e soprattutto per finanziare due borse di studio sul tema appunto lotta tumore al collo dell'utero. Quindi scegliamo la prevenzione con un cuore e col colore rosa che ricorda appunto la lotta ai tumori in generale. Quindi un punto a favore a Kiko, che ha sempre questa bella iniziativa per qualche collezione dell'anno e questo è molto importante. Allora, quindi il rosa, come abbiamo detto, predomina in questa collezione. Partiamo subito dal vedere quello che ci propone questa volta. Allora, alcuni prodotti di questa collezione mi hanno particolarmente colpito, a parte la parte skincare, che anche qui abbiamo una maschera, abbiamo qualcosa dedicato alla skincare, una crema corpo con la profumazione del profumo. Il profumo è una delle prime cose che mi colpisce sempre nella collezione di San Valentino. Quest'anno ho dedicato queste note floreali con una parte di gelsomino di iris di rosa. Non mi piacciono tanto le note floreali, per questo non ho scelto di acquistarla, ma se vi piacciono è molto persistente, molto dolce, perché questa parte di iris che spicca nella profumazione lo rende comunque nelle ore successive molto dolce e quindi molto molto portabile, molto elegante. Allora, uno dei primi pezzi che mi ha colpito questa volta è appunto questo prodotto dedicato appunto agli occhi ed è il Duo Eye Primer Liquid e Shadow e ha praticamente da una parte il correttore, io l'ho preso nella versione numero 1, dove ricorda molto il correttore della collezione proprio fissa di Kiko.
quindi correttore che va a minimizzare le occhiaie, è molto scorrevole, io l'ho già utilizzato proprio questa mattina e non va a infilarsi nelle rughette, quindi come formula ricorda molto quello leggero della scorsa collezione. La differenza questa volta è che abbiamo una parte di ombretto e liner, potete usarlo come volete perché appunto ha questo scovolino. Io ho preso questo colore qui rosa, che è appunto anche quello che ho indosso oggi, e ha questa parte luminosa che a me piace molto utilizzare, ma anche sopra l'occhio da solo, quindi hanno veramente una, guardate, una bella luminosità. Poi quello che mi piace è che nella formula ricorda molto i loro ombretti cremosi, sempre più sottili da una collezione all'altra, e questo mi piace molto perché l'attenzione al fatto di non segnare gli occhi o le palpebre di chi non è più troppo giovane può toccare un pubblico maggiore, e questo anche un altro punto a favore. Quindi ottimo questo packaging, che in questo caso richiama un po' il viola della palette che vi ho fatto vedere prima, e poi appunto questo packaging doppio in questo modo. Anche queste perle riflettenti che vanno a esaltare anche l'ombretto che mettete sopra, ma usato da solo è comunque molto molto bello anche per dei punti luce. Vedete qui di fianco qualche immagine della collezione, il video di lancio, quindi molto bello, molto fresco, che dà l'idea di questa collezione con questa modella e questa sciarpa in seta rossa. E poi vedete qualche fotina di qualche pezzo che non ho preso, tra cui questo pennello strepitoso che aveva questa amplificazione che era molto adatto ad essere usato per le terre, per il fard. Vedete comunque l'apertura di questo pennello e questo illuminante marmorizzato, quindi singolo, che non ho voluto prendere perché era molto glitterato, molto bello da avere in collezione proprio per questo packaging, come potete vedere in questa foto qui, molto particolare. Non l'ho semplicemente scelto perché ho preso il duo che adesso vi faccio vedere. Il duo che ho scelto io è questo duo blush e illuminante, appunto in questa confezione che abbiamo visto che è uguale per tutti i packaging, ed è questo duo composto da questo blush color malva. Io lo possiedo nella colorazione Feeling Mau, tanto vi scrivo qua sotto sempre il tutto, che è questa colorazione malva. Se riusciamo a vederla, la polvere è sottilissima come sempre, e soprattutto questo illuminante che veramente, guardate che bello, diciamo che è molto più sottile rispetto all'illuminante grande, e mi è piaciuto proprio per questo motivo. Qua lo potete vedere in tutta la sua bellezza. Vedete quando avevo passato il dito com'è cremoso e morbido come tutti i blush delle ultime collezioni. C'era un altro colore che era appunto questo che vi faccio vedere in foto, che era il colore Coral Seduction, che è molto più dai toni aranciati, e anche l'illuminante era un pochettino più scuro. Secondo pezzo, sempre riferito ai blush, ho scelto il Ruby Cheek Duo, è il secondo blush che ho preso, perché ho scelto un altro blush, semplicemente perché la formula di questo blush è cremosa. Cremosa ed è praticamente sottilissima e particolarissima. Voi non la potete vedere, è molto ruvida in superficie. Quando voi gli passate il dito, praticamente si trasforma in una crema sottilissima. È molto molto bello. Adesso lo vediamo swatchandolo, intenso, cremoso, ha una parte lucida, quindi un blush. Guardate, non so se riuscite ad avvertire che vedete gli oli si trasformano in crema, ha un leggero odore di camelia. Guardate la bellezza del rilascio di questo blush che vi metto qui, intenso. Morbidissimo, proviamo a sfumarlo leggermente. Dice di indossarlo con le dita, semplicemente di sfumarlo a vostro piacimento con un pennello piatto. Comunque vedete com'è il rilascio. Può essere usato sia sulle guance, ma anche sulle labbra. Quindi anche un pezzo, se uno vuole provare, da utilizzare anche sulle labbra, e questo mi piace molto. Il secondo invece che andiamo a vedere, che è un blush leggermente più scuro, è praticamente
magicamente opaco. E lo mettiamo vicino, più intenso, ma è opaco sulle guance. Quindi bellissima quest'idea. Questi andremo a provarli nella full face che faremo prossimamente, fra qualche giorno. Intanto io li utilizzerò, così vi dico come mi sono trovata. Così a sbocciarli sono veri morbidi e intensi. L'odore di questi prodotti ricorda l'odore della camelia. Allora, intanto vi dico subito che io ho preso Romeo e Giulietta, che è lo 01, anche bella l'idea di questo nome. Il secondo si chiamava invece Lover Beards. E niente, andremo a provarli. Quindi molto molto bello intenso. Molto bello nella collezione che non ho preso semplicemente perché voglio poi prenderlo negli sconti è l'eyeliner di questa collezione, eyeliner duo. Che era appunto un eyeliner, da una parte c'era la matita molto morbida da poter essere utilizzata in esterno e all'interno dell'occhio, quindi veramente scorrevole, bellissima. La tonalità erano tre, c'era un blu molto intenso che dall'altra parte aveva l'eyeliner di un blu molto più acceso. Poi c'era un verde e un marrone, quindi chi non avesse eyeliner di Kiko, molto bello il pennellino sottilissimo, poi oftalmo logicamente testato, quindi da tenere in considerazione. Era molto bello, era molto pigmentato e anche sulla mano aderiva perfettamente. Passiamo ora agli occhi e alla palette. Tre erano le colorazioni. Io ho deciso di prendere la 02, lo Spill of Love. Bellissimo il packaging delle palette che si distingue per questo viola, ma l'interno è uguale, quindi diciamo che andiamo adesso a vederla. Allora, la colorazione che ho scelto io è questa sui toni del rosa. Potete vedere qui nelle fotine che vi lascio di lato le altre due colorazioni, questa sui toni del marrone e questa da questa parte sui toni del verde grigio. Anche se rosa ne abbiamo viste moltissime, mi piace moltissimo, adesso la swatchiamo, vedere l'intensità di questi metallizzati. Allora abbiamo ai due estremi due colori matte, quindi mi piace molto l'idea del chiaro panna e di questo marrone intenso. Che adesso andiamo appunto a mettere qui e poi degli altri colori che li vediamo. Il marrone, guardate, ha un'intensità bellissima, ha leggermente un po' di e il panna, sono i due colori proprio classici della palette che vanno bene per intensificare il colore. Poi la particolarità della bellezza di questa palette sono questi colori. Il rilascio è notevole. Li mettiamo qui, guardate, metallizzati, molto belli, rosa particolarissimo, lo indosso leggermente oggi, proprio sfumato con le dita, dicono di sfumarli con le dita, vedete la morbidezza di questi colori. Adesso spengo anche la luce così li potete vedere nella loro bellezza. Questo è l'ultimo colore che è per così dire questo chiaro. Adesso andiamo a abbassare leggermente le luci. Ecco, questa è proprio la palette al naturale. Questi sono i suoi swatch. Qui li potete vedere. Allora, io l'ho fatta velocemente oggi questo video perché volevo proprio condividere con voi i pezzi che ho preso. Mi è piaciuta molto perché, come tutte le collezioni di San Valentino, è ristretta, è fatta in piccolo, ma è molto preziosa. Dà proprio l'idea di una pietra preziosa. Nelle labbra c'erano dei rossetti matte che erano questi qui cremosi, molto simili a quelli della Dolce Diva, tra cui diciamo che c'era un rosso veramente bello, quindi rosso strepitoso, anche quindi quello del manifesto. Strepitoso perché era anche leggermente metallizzato e cosa dire, lasciava un finish semi opaco, quindi non era un opaco, ma era comunque anche molto luminoso.
Era molto confortevole perché l'ho indossato sulle labbra mentre ero in negozio. E di cosa mi piaceva di quel rossetto? Che aveva questa nota di violetta particolarissima quando lo stendevate, che l'ho continuato a sentire. Poi aveva appunto un applicatore veramente molto particolare, fatto leggermente, come potete vedere in questa fotina qua. Rossetto dal finish marmorizzato, della texture setosa, ricorda quindi anche come forma quello della scorsa collezione dell'altro anno. Andiamo a vederlo. Cerco di abbassare le luci in modo da farvelo vedere in tutta la sua bellezza. Guardate, bellissimo. Qui avete questa marmorizzazione ed è quello che indosso oggi con la matita 315 della collezione classica. Leggermente più scura la matita e ha questo aspetto cremoso, non lucido, è veramente molto molto confortevole. La nota qui abbiamo la violetta, sempre tutto molto leggero che non dà allergia, quindi semplicemente fantastica anche la confezione. Guardate la foto qui di fianco, sono bellissimi da vedere, non c'è assolutamente paragone, veramente veramente belli. Questo è da avere, un pezzo Siamo al bello della pezzo, collezione. Secondo me, più particolare della collezione dopo l'illuminante e dopo quel blush cremoso, che è appunto questo rossetto duo, chiamato appunto così. All'apparenza molto bello. Allora, da una parte abbiamo il gloss. Io ho preso la colorazione Mauve Jade ed è appunto cremoso in questo modo, quindi la classico malva cremoso qui, molto cremoso, che ha dei glitter dentro, quindi il rilascio di colore non è esagerato, ma la bellezza di questo pezzo è la parte del rossetto. Allora, straordinaria la forma, guardate che bella, e stupiamoci. Eccolo qui, bellissima la sua punta che permette proprio di assolutamente andare a ricreare il bordo delle labbra, ma anche di essere usato proprio come rossetto. Quindi bello perché secondo me dà proprio l'effetto della matita con la parte interna, quindi molto particolare, quindi in realtà andrebbe usato in questo modo come rossetto. Il malva è un colore molto bello. E appunto poi il gloss a vostro piacimento può essere usato da solo, ma anche proprio sopra, vedete lui, per dargli questo aspetto un po' vetrificato. Quindi lui è veramente un pezzo da avere, lui si deve vedere assolutamente così ed è proprio un pezzo da avere. Diciamo che questo è un pezzo della collezione che mi è piaciuto molto. Qui avevamo tre colorazioni, ne avevamo una chiarissima, forse troppo chiara, questa che è la terza e la seconda era leggermente aranciata, ma bellissimi, bellissimi, proprio io direi che è uno dei pezzi più carini della collezione. Conclusione, Poi della finiamo. collezione, la Powerful Love di Kiko di quest'anno. Allora, packaging accattivante, veramente bello, maneggevole, comodo, non grandissimo e texture incredibile. Soprattutto incredibile per me è stato questo blush che non ho resistito, ho dovuto indossarlo proprio così, messo con le mani. Non so se riuscite a vederlo, però è veramente strepitoso. Guardate come si sfuma. Ma questo andremo a vederlo poi nella full face. Intanto per me questo è il pezzo più sensoriale della collezione. Bellissimi i rossetti che mi hanno colpito il cuore, soprattutto lui, questo particolarissimo rossetto fatto con questa forma. E che mi ha rapito, poi bello, io ho scelto appunto le colorazioni malva, bello anche questo che indosso con la sua marmorizzatura. Allora, vi aspetto quindi per provare tutte queste bellezze che mi stanno piacendo. Il profumo non è particolarmente invasivo,
E se amate i fiori, se amate soprattutto le profumazioni floreali dolci che sanno un po' di iris e di gelsomino, vi consiglio anche il profumo, sempre molto venduto di queste collezioni. Con questo vi saluto, vi mando un enorme bacio e vi aspetto quindi prestissimo sul canale per andare a provare queste meraviglie. Un bel like se ne avete voglia, se vi ho fatto compagnia, voi la fate a me e mi date tanta, tanta energia. Un bacione da Ornella, a prestissimo. Ciao!